Podcast. In un articolo apparso sul giornale, Alessandro Gnocchi invita a ricondurre nelle sue giuste proporzioni un certo andazzo martirologico, diciamo così, l'idea di presentarsi come scrittori perseguitati, censurati, nascosti, occultati, e ricorda invece una vicenda davvero inquietante, che è la vicenda di Pierpaolo Pasolini, che fu veramente oscurato, censurato, perseguitato, e lui conta addirittura in 33 provvedimenti giudiziari che gli arrivarono addosso per oscenità, per attacchi alla pubblica morale, per altre ragioni, e che comunque tra letteratura e cinema Pasolini ha subito più volte, dimostrando che davvero le proporzioni erano molto diverse da quelle di oggi, per fortuna. Sono Pierluigi Battista e questo è Winston, la battaglia delle idee. Alessandro Gnocchi ha già scritto un libro su Pasolini intitolato PPP, le piccole patrie di Pasolini, PPP appunto è Pierpaolo Pasolini, e ricorda soprattutto una vicenda del 1955, quando Pasolini pubblica I ragazzi di vita. Ora, qual è la cosa interessante? È che lui ha ricevuto spesso, diciamo, notifiche giudiziarie appunto da parte della magistratura, che lo accusavano delle peggiori nefandezze, ma questa volta è diverso, perché chi cominciò questa attività legale nei confronti di un libro come Ragazzi di vita nel 1955 fu appunto, e questo richiama un po' alle cose che accadono oggi, fu appunto la presidenza del Consiglio, niente di meno, e cioè il servizio spettacolo, informazione, proprietà intellettuale istituito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con una lettera del 21 1955, in cui segnalava alla Procura della Repubblica presso questo tribunale, per gli eventuali provvedimenti di competenze, il romanzo Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, stampato presso l'editore Garzanti, per riscontrare quindi un contenuto che doveva andare, diciamo, essere sottoposto al giudizio di un tribunale. Il racconto di Gnocchi è appunto abbastanza indicativo. Successe che proprio il procuratore di Milano spiccò citazione per giudizio direttissimo contro Pierpaolo Pasolini e l'editore Aldo Garzanti, al quale si aggiungerà poi per autodenuncia il figlio Livio. E la cosa interessante, anzi le due cose interessanti, sono: la prima è che testimoniarono a favore di Ragazzi di vita intellettuali come Pietro Bianchi, consulente letterario della Garzanti, e il critico Carlo Bo, che sottolineava il valore religioso di un libro sui poveri diseredati, e Giuseppe Ungaretti inviò una lettera alla corte nella quale lodava il realismo e il coraggio di Pasolini. La cosa interessante, la seconda cosa interessante, è che dopo un anno il pubblico ministero chiese e ottiene l'assoluzione degli imputati, perché il fatto non sussiste e il romanzo è tornato nelle librerie. Ma naturalmente la cosa molto interessante è che nella sentenza, in pratica, il pubblico ministero, anzi il giudice, si produsse in una specie di grande operazione di critica letteraria, proprio letteralmente, cioè un giudizio letterario sul valore dei Ragazzi di vita. I Ragazzi di vita, appunto, è potuto tornare nelle librerie nonostante questa iniziativa addirittura partita da Palazzo Chigi, dalla presidenza del Consiglio. Questo è un piccolo pezzo della storia italiana, della storia culturale italiana, della storia della censura, della storia dell'intimidazione nei confronti degli scrittori, che ci dice qual è stato il nostro passato e ci permette anche di valutare anche le differenze rispetto al nostro presente. Winston di Pierluigi Battista. Una produzione, One Podcast.